appuntamento con Copertina Lifestyle, dove sono di scena, come sempre, la moda e lo stile. Protagoniste di questa puntata alcune tra le maggiori griff di tendenza, come Versace, Ermanno Scervino, John Richmond, Salvatore Ferragamo. Non manca il capitolo accessori, che sono ormai dei veri protagonisti di moda. E come sempre ci sono donne affascinanti per raccontare il loro rapporto con la moda, come ad esempio Claudia Galanti e anche Maria Grazia Cucinotta, che è madrina di un progetto fantastico, un progetto moda a finalità benefiche. Benvenuti a Copertina Lifestyle e Fashion, per parlare insieme di moda e di stile di vita. In questo periodo io sto raccontando la moda donna primavera-estate 2014 e ho pensato di aprire questa puntata con la collezione firmata da John Richmond, che è uno stilista inglese, ma firma una collezione squisitamente made in Italy, prodotta dal suo socio Saverio Moschiglio, che insieme alla figlia Alessandra è al vertice di un importante gruppo di moda. Com'è la tua immagine nuova, questa immagine? È un misto di sportswear, sì, la storia di chic, pulito, anche la DNA di John Richmond, sì, questo c'è. Assolutamente, guai a dimenticare il DNA di John Richmond, dove c'è la musicalità, dove c'è anche la donna forte e romantica al tempo stesso. Sì, mi piace la donna forte, la donna con confidence, è importante questo per me. È vero, senti, con il bianco e nero riesci molto bene a modulare. Sì, io uso sempre bianco e nero, per me è la mia anima. But c'è la colore forte per accento di arancio, acid green. But importante è l'accessori. La colore c'è in tutti i scarpe, forte, diverse pelle, anche la borsa. Per me è importante adesso, le ultime 5 anni, sì. Tutti capito, non solo la vestite, una 50% vestite, 30% di scarpe, 20% di borsa. Questo totale 100%. Alla sfilata John Richmond anche il parterre è un po' protagonista. Infatti, se guardiamo la prima fila, ci sono delle personalità istituzionali, degli ospiti d'onore, ci sono molti personaggi della società milanese e italiana, e sempre in prima fila ci sono tanti personaggi dello spettacolo che amano molto lo stile di John Richmond. Claudia, assolutamente John Richmond, perché che cos'ha questo stilista veramente di una donna forte e al tempo stesso chic e romantica? È abbastanza forte come immagine e tutto, quindi anche io ho voluto oggi espressare anche questa parte un po' dark che tutti abbiamo, nel senso buono però. Il tempo è cambiato, il tuo rapporto con la moda. La moda è un messaggio che uno manda. Ecco, tu scegli i capi anche per raccontarlo. La moda è un modo di sentirsi, come te la senti, come sei dentro, il tuo umore, tutto lo espressi dopo attraverso i vestiti, gli accessori. Quindi oggi mi sono svegliata un po' torera. Via Monte Napoleone, un elegante showroom, quella di Maria Grazia Severi, per la presentazione della sua collezione primavera-estate 2014. Ma ne parleremo con Maria Grazia tra poco, ma ci fermiamo in una prima sala per parlare di un nuovo progetto moda, cioè una piccola collezione verrà commercializzata a scopi benefici a favore della Fondazione Pangea Onlus, che si occupa di sostenere, di difendere
difendere i diritti delle donne maltrattate in grave stato di difficoltà. E madrina di questa fondazione Pangea e anche della Capsule Collection è Maria Grazia Cucinotta. Guarda, io mi sono divertita grazie a Francesca Severi, a Maria Grazia Severi, a creare questa mini collezione di 10 pezzi, e il ricavato di questa collezione andrà a Pangea. Pangea è un'associazione che si occupa di accudire le donne che subiscono violenza e loro e anche i loro bambini, e lo fanno in Italia e in giro per il mondo. Ed è un'associazione seria, un'associazione che realmente si prende cura delle donne e dà loro la possibilità di trovare un posto dove andare e potersi riprendere la propria autostima e poter ricominciare a lavorare, essere indipendenti e a lottare anche loro contro questa violenza. La produzione sarà quindi per la primavera estate 2014? Sarà presentata oggi, che è la giornata mondiale anche della pace, quindi abbiamo scelto una giornata ad hoc, però sarà consegnata nei negozi i primi di marzo. Parliamo in questa settimana della moda delle collezioni Maria Grazia Severi, che è indubbiamente un marchio presente in tutto il mondo, in particolare il marchio Maria Grazia Severi. Io racconto che siamo donne impegnate, che amiamo il lavoro e cerchiamo di fare il nostro lavoro in modo intenso, quindi creiamo delle collezioni interessanti, perché siamo informate, quindi con tessuti particolari, sempre mettendo molta femminilità, però cerchiamo anche di dare un buon contributo alla vendita ai nostri clienti, perché devono per forza essere aiutati. Non facciamo un prodotto semplice, facciamo un prodotto per amatori, ma abbiamo per fortuna tanti amatori nel mondo. Quando si parla di Made in Italy, la parola più gettonata è creatività, e mi sembra la parola più adatta per descrivere la fantasia di una delle più famose designer di borse, il cavaliere del lavoro Carla Braccialini. Per la prossima estate abbiamo fatto tre temi particolari. Uno è il camaleonte, poi abbiamo fatto l'ape degli anni 50, le prime api che hanno avuto un grande successo, un piccolo mezzo di trasporto, e noi l'abbiamo fatta con i fiori Braccialini. Inoltre, sempre parlando di fiori, c'è un fiore particolare con il colibrì che va a succare il nettare. Sempre in tema di fiori abbiamo fatto 4-5 interpretazioni di fiori diversi. Poi non poteva mancare il bianco e nero, black and white. Abbiamo fatto il nuovo modello della Clio, interpretata ancora col black and white. Le nuove cartoline sono state costruite, pensate, con una fantasia del tempo e dello spazio. La cartolina dell'Oriente Express, dove c'è scritto Londra, Parigi, Costantinopoli. E infatti una volta Istanbul si chiamava Costantinopoli. Le cartoline del tè inglese, del Vie della Lavanda in Provenza, il Gran Prix di Monaco, le prime corse automobilistiche di Monaco, lo champagne francese. Nel periodo della moda tutta Milano diventa un grande palcoscenico, e certamente un palcoscenico molto scenografico è Piazza del Duomo. Quindi abbiamo da una parte splendido Duomo, dalla parte contraria c'è Palazzo dei Giureconsulti, che durante il periodo della moda è sede della Camera Nazionale della Moda Italiana. Dall'altra parte si affaccia la celebre Galleria Vittorio Emanuele, e dall'altra parte di rimpettaio è Palazzo Reale, dove è in atto la mostra di Pollock. Accanto c'è il Museo del Novecento e accanto ancora c'è una struttura moderna che sembra un grande acquario, così almeno il pubblico può vedere dentro e può entrare liberamente, perché è aperto al pubblico. E sì, è un'iniziativa arrivata all'ottava edizione dell'Asso Calzaturifici. Quindi se alla Fiera di Milano Rho c'è il The Micam, la più importante mostra del settore calzaturiero, il The Micam Point lo possiamo definire una stretta di mano
sono un luogo di incontro con il pubblico dei consumatori, che possono entrare, possono ammirare delle bellissime scarpe in vetrina, ma soprattutto possono vedere così dei piccoli spettacoli di danza, prendere delle lezioni di moda, delle lezioni di stile, di portamento, sentire i consigli di un esperto. Quest'anno, grazie al Comune di Milano, abbiamo preso una bellissima location e ci auguriamo di mantenerla, perché al centro di Milano facciamo avvicinare il mondo della calzatura alle consumatrici. La capitale della moda e l'interazione con la città di Milano sono per noi fondamentali. È chiaro che il Meet & Point finalmente riesce ad approdare in Piazza Duomo, che è un po' il salotto di Milano, quindi riusciamo veramente a fare quello che abbiamo sempre voluto fare con il Meet & Point: raccontare storie di calzature. Adesso andiamo a Palazzo Versace per conoscere insieme la nuova collezione donna firmata da Donatella Versace. Beh, l'immagine Versace ha una sua identità stilistica, è un marchio assolutamente riconoscibile, è sempre l'immagine di una donna moderna, forte, un po' grintosa, squisitamente sexy, anche questa volta. E se guardiamo insieme queste immagini ci viene a pensare un po' ad una moderna rock star. Infatti Donatella Versace ha lavorato molto con dettagli metallici, con la pelle, con dei ganci, con delle borchie, con delle catene. Questa giovane rockstar cammina su dei sandali alti, zeppati, con delle fasce ad intreccio, e porta in mano quella che è una borsa icona della Maison Versace, la borsa Palazzo. Naturalmente, quali sono i colori? Beh, i colori sono il nero, che è tipico delle rockstar, e il suo contrario, il bianco, ma dobbiamo dimenticare che si tratta di una collezione d'estate, quindi ci sono anche delle simpatiche stampe floreali e anche dei colori allegri, vivaci, come il lilla, il giallo e il turchese. Torniamo a parlare delle nuove tendenze della donna, e questa volta conosciamo il glamour contemporaneo firmato da Ermanno Scervino. È molto importante la contemporaneità, fare qualche cosa un attimo prima che uno lo desideri, no? Quando pensi a una cosa dici: eccolo, è quello che volevo io. Io penso che in un momento come questo neanche l'apparire eccessivo non sia di moda, di moda qualche cosa di diverso ma nuovo, sempre nuovo. Sulla passerella deve essere sempre, bisogna sempre fare qualche cosa di nuovo. Un cardigan rappresenta qualche cosa di glamour, che diventa glamour illuminato con delle pietre, come si mischiano i materiali fra di loro. Veramente tu hai fatto una grande ricerca. Qual è il tessuto leader della prossima estate? Per me è il canvas. Il canvas portato in maniera couture, glamour, messo molto elegante. Copertina accende i riflettori sulla collezione di Francesco Scognamiglio, che è uno dei giovani talenti del Made in Italy. Vediamo di conoscerlo meglio. Intanto lui è nato a Pompei, quindi ha un'anima simpaticamente partenopea, e ha lavorato giovanissimo nel team di Versace. Certamente è stata una buona scuola. E ha tantissime fans nel mondo dello spettacolo internazionale. Tra le sue clienti più celebri c'è ad esempio Madonna e Lady Gaga. In questa collezione Francesco Scognamiglio ha un po' un'ispirazione di Foggia rinascimentale, lo si vede proprio in questi abiti corti con una linearità molto affascinante. E poi ha preso come ispirazione un fiore che a me piace molto ed è la peonia. È così morbida, appunto, con questi suoi petali che si aprono e che sembra proprio un po' l'ondeggio delle pieghe degli abiti, sembrano, non so, le rusce che si accendono sulle sue camicie. E poi c'è lo splendore fantastico degli abiti da sera in pizzo.
Il Four Season Hotel è uno degli alberghi più apprezzati dalla mondanità internazionale e i suoi eleganti spazi spesso appunto presentano delle collezioni molto interessanti, come ad esempio quella di Paolo Petrone. Ma naturalmente ne parleremo con lui, ma volevo raccontarvi che questo grande albergo un tempo era un antico convento con uno splendido giardino, e il giardino è proprio adiacente a Palazzo Versace, quindi in via Gesù. Ma adesso incontriamo Paolo Petrone, sì, è in un momento di relax in giardino. Vogliamo conoscere insieme le sue emozioni stilistiche? Per questa primavera estate io mi sono affidato un po', la mia ispirazione è l'arte. Diciamo che le tele di Mondrian potrebbero essere un po' i miei abiti, quindi molti grafismi, il bianco e il nero reinventati chiaramente, il bianco e il nero che da sempre hanno fatto parte dei guardaroba di tutte le donne, io ho cercato di reinterpretarli, perché su questo bianco e nero ho voluto portare dei tagli di luce con un colore che per me è in assoluto il preferito, tanto in estate quanto in inverno, che è il lime che secondo me dà molta freschezza e molta luce a tutti questi grafismi. I grafismi di loro, e quindi l'optical, è sempre molto rigoroso, e quindi anche i tagli degli abiti sono geometrici, le linee sono molto pulite. A rendere queste linee così essenziali, ancor più femminili o comunque particolarmente femminili, perché comunque la mia moda vuole essere molto femminile, sono gli accessori. E gli accessori sono da sempre una parte molto importante della collezione mia, così come di tutte le collezioni. E ho voluto creare dei bijou molto belli, con delle collane, con dei fiori di bachelite, che riprendono i colori dell'optical, ma con delle tinte, con una palette cromatica molto accesa, quindi oltre al lime troviamo un color melone, l'anguria, un verde acqua, che mixati tra di loro danno sicuramente molto risalto e molta preziosità al gioco del bianco e nero. Dalle passerelle dei grandi stilisti si vede subito che il modello di calzature che andrà più in voga il prossima primavera estate del 2014 saranno certamente i sandali, ma questo sempre nella stagione della primavera e l'estate. Però c'è il plusvalore della creatività dei nostri designer, e allora vediamo ad ogni puntata di incontrarne alcuni, e incominciamo con il creatore di tanti sandali gioiello come Jimmy Baldinini. Tu sei nato anche la tradizione della tua famiglia dalla calzatura, e in fondo anche facendo abbigliamento, altri accessori eccetera, ma la vera eleganza può partire dalla scarpa? Beh, direi di sì. Se tu hai un capo bellissimo, hai un po' tutto bello, la scarpa brutta, finito, non serve a niente. Sei stato senz'altro uno dei primi designer che hai proposto la scarpa come una scarpa gioiello. Ne sei orgoglioso? Adesso si parla sempre scarpe gioiello, ma insomma... No, io ho cominciato tanti anni fa a fare delle scarpe con gli Swarovski, così. Certamente oggi vanno anche altre cose, però c'è stato un periodo che le scarpe con l'accessorio tipo gioiello, così, è stato un periodo, anche adesso è un periodo, bisogna fare il tema giusto. La creatività del Made in Italy suscita sempre una grande emozione. Questa collezione di Janot. In Italia riusciamo a racchiudere in un praticamente prodotto, che è la scarpa, un concentrato di sensazioni, di emozioni, di materiali, di saperi, di conoscenze, di cultura, che fanno in modo che, messe tutte insieme, consentono di dare quelle giuste tonalità, quella comodità, quella calzabilità, e quindi alla fine quel look finale che consente alla fine di renderlo comunque un prodotto unico. Non solo le scarpe italiane viaggiano nel mondo, ma anche proprio l'italiano è un grande viaggiatore, e allora andando in Messico è nata un'emozione. Beh sì, ci ha molto colpito la cultura messicana, perché
il Messico, se vogliamo, è un paese ovviamente di cultura latina, e nell'ambito della cultura latina, direi del sud, lo sentiamo molto vicino a noi, e quindi ci siamo molto ispirati a questo mondo e ci siamo lasciati guidare da queste atmosfere. Pensiamo che i materiali più innovativi per la prossima stagione saranno senz'altro i laminati. Abbiamo laminati di tutti gli effetti, andiamo dai pellami laminati iridescenti, abbiamo pellami laminati con delle stampe in cocco, pitone, saffiano. Ovviamente si sa che nei colori laminati i colori predominanti sono l'oro e l'argento, però noi siamo lasciati più affascinare dal rame e dall'acciaio, perché li sentiamo più caldi, più quotidiani, più adatti a noi. Stiamo parlando dei sandali, grandi protagonisti delle collezioni primavera-estate, e vediamo che non mancano certo nella Summer Beach Collection di Lumberjack. Un vento nuovo in questa Lumberjack, sempre orientata a scarpe casual, quest'anno ha voluto dimostrare che anche nel fashion riesce a dire la sua. Abbiamo lanciato questa linea, che è prevalentemente una linea donna, dove noi abbiamo da fare molto, da dimostrare le nostre capacità, con prodotti nuovi, giovani, freschi, alla moda. Il Lumberjack sempre di più sta diventando internazionale, stiamo andando in America, stiamo andando nei paesi dell'est, stiamo consolidando l'Europa, il Middle East con la casa madre si sta espandendo giornalmente, quindi ormai è veramente un viaggio intorno al mondo. Stiamo arrivando al finale di questa puntata, allora questo finale lo vestiamo con le immagini della sfilata Salvatore Ferragamo, da molte stagioni firmata da Massimiliano Giornetti. Vogliamo conoscerlo un po' di più? Beh, Massimiliano è nato a Massa Carrara, ha studiato all'Università di Firenze lingue internazionali, lingue straniere e letteratura, e poi sempre fashion design a Firenze al famoso Polimoda. È un uomo colto e un bellissimo talento creativo, e ha certamente anche un equilibrio estetico, perché era molto importante che lui legasse, che lui facesse mixare la sua creatività, la sua fantasia con quella che è un'eleganza classica richiesta da un marchio storico quale Salvatore Ferragamo. Ci è riuscito benissimo con una bellissima elegante collezione, destrutturando i capi, facendo un gioco di sovrapposizioni e lavorando l'immancabile pelle in un modo molto glamorous. Siamo arrivati al finale di questa puntata e lo viviamo insieme sempre al Palazzo della Borsa, dove sfila la collezione Salvatore Ferragamo, anche perché mi sembra un marchio che rappresenta benissimo l'eccellenza del Made in Italy, che è fatto di una grande tradizione, di una grande storia, di una grande passione e di tanta tanta creatività. E ora un cordialissimo saluto da Anna Mascolo.